un'ora di flessibilità dell'apertura del varco ZTL di Piazza Dante, per esempio, la possibilità di tutti i residenti nelle aree che individuiamo, per esempio, caratterizzate dal divieto di sosta, di poter parcheggiare nelle pertinenze. Sono aree la cui accessibilità è esclusa a tutti gli altri concittadini, a tutto l'altro flusso di macchine, quindi con grande serenità sicuramente i residenti potranno parcheggiare. E poi un grande ringraziamento a un dispositivo di sicurezza che vede anche le donne e uomini della Polizia Locale protagonisti, al fine di essere in campo, in strada, a dare supporto operativo a tutte le esigenze che si possono sviluppare. Sul sito del Comune di Napoli è stato pubblicato il nuovo piano traffico sviluppato in occasione delle Universiadi per facilitare l'ordinato svolgimento della manifestazione dal 3 al 14 luglio. Tra i provvedimenti spicca il corridoio protetto, un percorso di circa 9 km riservato agli atleti che da Porto Salvo arriva allo Stadio San Paolo e il ripristino del tracciato della corsia destinata alla sede tranviaria da via Colombo a via Acton. La Polizia Municipale sarà presente con 280 uomini ogni giorno, dalle 6.30 alle 23, a presidiare il piano traffico e i 13 siti interessati alle gare. Fra i lavori effettuati, uno sforzo particolare ha permesso il rifacimento delle strade interessate agli eventi. Il grande appello che lanciamo oggi è quello di partecipare agli appuntamenti delle Universiadi e sicuramente conoscere questi dispositivi, questo piano traffico è il modo migliore per potersi organizzare nelle fasce orarie che sono libere e che sono meno interessate dalle chiusure e dalla vita della città che accompagna con forza non soltanto gli appuntamenti atletici ma soprattutto gli appuntamenti delle napoletane e napoletani a godere di questo spettacolo davanti agli occhi di tutti.